Alessandro Di Battista, reporter e attivista politico. On all sorts of issues, including human rights. Quando parliamo di democrazia, dobbiamo anche metterla in atto. Se noi vogliamo essere della parte degli stati democratici, se noi difendiamo e vogliamo difendere la nostra democrazia, lo dobbiamo fare veramente, nel concreto, perché l'unica colpa di Julian, che è da 4 anni in prigione senza avere una condanna, è stata quella di permettere a noi di conoscere la verità. Quindi la battaglia di Julian è una battaglia di tutti quanti noi. If you describe the act of journalism as a crime, you're in a completely new reality. Julian is not being accused of anything other than acts of journalism. This case is an attack on press freedom. And why do they do that? It's not because they have some overwhelming sense of solidarity towards Julian, but because they are not publishing, because they are looking at the precedent that is set with this case, the first time criminalizing receiving information, possessing information, putting it in the public domain. And they see that when they get a really consequential leak, they're not going to publish it, because they will be next. And that's happening already. We don't even know how many publications are just sitting on the cutting board because of Julian's case. And that's why it is critical to reverse this. 2 precedents are set. Either the new reality of journalists going in prison for doing the right thing, or the one where the journalist is free to publish. And you have to stand for the journalist who is free to publish. Qualora oggi fosse non soltanto vivo, ma lavorasse a Assange, potesse girare in televisione, tenere delle conferenze, magari anche qui, chissà, probabilmente già una serie di verità sarebbero venute a galla. Già cambierebbe la pubblica opinione, già cambierebbe anche, ancora di più, perché già è cambiata, perché la narrazione bellicista non funziona nel nostro paese. Anche se dovrebbero essere organizzate manifestazioni molto molto più consistenti rispetto a quel che è stato nel nostro momento. Colleghiamo allora tutti questi aspetti. E concludo dicendo, è verità storica appunto che la CIA avesse intenzione di rapire e di assassinare Assange, l'abbia spiato anche all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. A me questo non mi scandalizza, non mi ha mai scandalizzato, in un certo senso è il gioco delle parti. Quello che è inaccettabile appunto è il comportamento del 90% della stampa occidentale. I principali responsabili, qualora Assange dovesse morire in carcere, ed è un'eventualità, mi dispiace dirlo di fianco alla moglie, ma è un'eventualità, purtroppo, una possibilità. I responsabili non sarebbero gli agenti segreti né quello che parlano della CIA, no, sarebbero i giornalisti che oggi stanno zitti per salvaguardare continuamente le proprie carriere, i propri spazi mediatici, trasformandosi soltanto in lieti sostenitori delle verità comode, eccitati quando possono parlare del caso Navalny, eccitati quando non possono parlare della Politkovskaya, per carità, cose importanti. Ma che tacciono quando magari l'esercito israeliano uccide un giornalista palestinese in Palestina. Franco, aspettiamo che torni. Vieni, troppo sbilanciato, ok, perfetto.